Confession 2 è oggi qui a Comon per intervistare Michele Viganò. Ci chiedevamo quale sarà secondo lei la tendenza della moda da qui a 10 anni. Che domandone, ma la moda cambia ogni 15 giorni. Sicuramente, come stiamo vedendo negli ultimi anni, che sta facendo da padrone il fast fashion, per cui la moda, diciamo, a prezzi abbastanza abbordabili e di facile consumo. Che ruolo ha la tecnologia nel settore del tessile, quindi come l'ha applicata ai tessuti? Ma sicuramente negli ultimi anni abbiamo investito molto nella stampa digitale, che è molto tecnologica, e lì devo dire che ci sono degli sviluppi veramente molto molto veloci. Ogni anno le macchine cambiano, i tempi si riducono nella stampa e la qualità migliora. Per quanto riguarda nello specifico il mondo della moda e quindi il settore del tessile qui a Como, che incidenza ha la manifestazione sull'industria, diciamo, della città? Invitiamo 40 neo designer provenienti da tutta Europa a fare delle esperienze lavorative presso le nostre aziende, a fare degli stage, pensando che loro possano essere in futuro nostri clienti. Il Nord Europa è all'avanguardia a livello appunto anche della tecnologia applicata a questo settore, però siamo in Italia, anche un'altra patria della moda. Qual è l'interazione tra il made Nord in Europe e il made in Italy? Diciamo che nel Nord Europa si sono sviluppati, soprattutto concentrati tra Danimarca, Belgio, Olanda, i nuovi designer anche del design e della moda del futuro, per cui loro sono molto preparati, arrivano con delle tecnologie molto innovative e noi li affrontiamo dandogli invece i nostri magari archivi storici che oggi sono catalogati anche questi elettronicamente, e cerchiamo di interfacciarci con quello che è la creatività pura che è nel DNA delle nostre teste comasche.